Chiudi la porta. È stato un bel congresso. Veramente ottimo. Proprio un bel congresso. Ma toglimi una curiosità. Ma perché non volevi giurare? Per paura. Paura di che? Pensavo di aggirarla credendo di andare al congresso. Temo che mia moglie non vorrà. Ma è certo che vorrà. Bisogna che ti lasci andare. Tu hai giurato. Lo so, è questo che mi preoccupa. Il presidente ha detto che mai nessuno dei confratelli mancò il giuramento. Per generazioni, per centinaia di secoli. E mia moglie, Lidia, ma devi sempre, ma devi sempre dire a tua moglie ogni cosa, eh? Se non le dico tutto, come farò a sapere ciò che vuole? E poi è amica anche di tua moglie. Come faccio? Oh, l'ho sempre immaginato io, che tu fossi peggio di uno schiavo antico in vita tua. Perché invece non prendi esempio da me? Faccio sempre quel che voglio senza mai render conto a nessuno. Neanche a tua moglie? Ah, soprattutto a mia moglie. Allora possiamo, se glielo dici, possiamo andare al congresso? Ma certamente! Non lasciarti mai mettere i piedi sul collo o sei morto! E mia moglie... Ci parli tu con tua moglie? Shh. Adesso guarda in bene, guarda come fa l'uomo dominante, guarda chi comanda la casa e chi porta i pantaloni. Cara, è giusto te, stavamo parlando appunto di te. Volevo dirti una cosa, Cora. I figli del desorto organizzano un congresso a Chicago la settimana prossima, Cora. Noi due ci andiamo, Cora. Tu non andrai da nessuna parte! Tacchino rivieno! Cosa si fa? Oh, non bisogna mica darle peso. Se te lo dico io, noi andremo al congresso. Non ti far mettere i piedi sulla gola. Che vuol dire? Se non stai in guardia, lei prenderà il sopravvento su di te. Devi ribellarti. Il sopravvento su di me. Impossibile. Va bene, fa pure come ti pare. Io sarò pure peggio di uno schiavo antico, ma mia moglie non mi ha mai trattata stavili in testa o insulti. Non mi ha mai fatto scenate, mai. E dire che è l'amica migliore di tua moglie. Ah no! Se la mia metà osasse agire così come ha detto tua moglie con te, se alzasse soltanto un ditino, sai cosa farei? Cosa? Io direi... Ciao cara, bentornata. Io... Beh, pensaci su. Arrivederci domani. So bye.